Perfetto. Ancora una volta buongiorno a tutti voi. Sono contento, insomma, raccolgo e inizio raccogliendo un minimo di kudos, come dicono i professionisti, rispetto al corso Open Data. È andato molto bene effettivamente, ci ha fatto molto piacere, siete stati in tanti, avete seguito molto, nel senso che solitamente questi corsi online tendono ad avere una mortalità, si dice in gergo, molto alta, nel senso che chi inizia e poi abbandona in corso d'opera. Invece moltissimi di voi hanno seguito dall'inizio alla fine. Pasqualina, ne approfitto per dirti che sicuramente c'è a breve una prossima edizione del corso online Open Data che, insomma, alcuni di voi avranno già seguito, mentre stiamo pianificando altri due corsi, uno dedicato al tema dell'accountability, quindi buona parte dei contenuti di cui abbiamo avuto modo di discutere la settimana scorsa, questa e la successiva certamente saranno parte integrante di quel corso. E poi ne stiamo sempre pianificando un terzo sulla transizione digitale. Per chi di voi l'avesse seguito, sono in parte i webinar, cioè sono, diciamo, modellato sui contenuti che sono stati trattati da Michele Pianello nel suo ciclo di webinar dedicato proprio al tema della transizione digitale, anche se in quel caso credo fosse rivolto agli enti locali, quindi non so se voi come regione, non lo so, io queste robe un po' mi perdo, però Anna Infante e Laura Manconi sanno tutto, quindi magari chiedo loro di raccontarvelo un po' meglio in chat. Mentre io, per non perdere tempo e soprattutto per cercare di andare, diciamo, vi ricordo che è una chiacchierata, quindi per prendercela con tutta la calma possibile, provo ad avviarmi verso i contenuti del webinar di oggi. Lo dicevo prima, il nome del ciclo l'abbiamo chiamato, del ciclo di webinar l'abbiamo chiamato Dati Aperti Accountability, fondamentalmente per due ragioni. La prima, perché i dati aperti sono un tema che ci interessa molto, lo pratichiamo da un po' come formats, diciamo che ci stiamo dentro circa da una decina d'anni. E mentre il tema dell'accountability in questo momento, a nostro avviso, diciamo, questo punto di vista è stato certamente rilanciato dalla Regione Calabria, anche grazie a queste attività di formazione, è un tema sempre più centrale, non fosse altro che ci prepariamo a un momento in cui l'accountability della pubblica amministrazione gioca un ruolo sempre più centrale per tutta una serie di ragioni. Ve ne pesco due al volo, ma potremmo continuare a lungo e certamente ci torneremo nel corso della prossima ora. Voi sapete che a brevissimo sarà approvato il piano resilienza e non mi ricordo, insomma, il PNRR, insomma, il recovery fund italiano. Lì certamente il tema, già si è acceso un dibattito importante sul tema dell'accountability di fronte a una cifra, insomma, delle cifre che sono a dir poco importanti, quindi su quello si sta già sviluppando un dibattito nazionale, se volete anche internazionale. 10 minuti fa si è più o meno chiusa una riunione di Open Government Partnership, anche di Open Government Partnership avremo modo di parlare più avanti, che tra gli altri temi ha toccato anche questo. Così come immagino che molti di voi si saranno resi conto come da un anno a questa parte, ed è ironico chiaramente, da un anno a questa parte noi fondamentalmente abbiamo applicato in Italia la prima veramente vera e propria policy data driven, nel senso che ogni settimana, o lo scopriremo domani, il colore delle nostre regioni, come è cambiato questa cosa, condiziona in maniera totale le nostre vite. E se volete l'accountability di quei numeri, dei numeri sull'emergenza, l'accountability dello sforzo pubblico rispetto a come alla gestione dell'emergenza e come questa emergenza impatta sulla vita dei cittadini, diciamo, forse è il momento di accountability più grosso, più diretto, più incisivo, più rappresentativo che abbiamo vissuto da quello che io ricordi. Tutto questo per dirvi che certamente un approccio consapevole, ragionato e soprattutto forte dell'analisi degli strumenti principali che possono essere utili a una pubblica amministrazione sui temi di accountability in questo momento è assolutamente indispensabile. Proprio per questo abbiamo pensato potesse essere utile ragionare su questo corso, l'abbiamo sviluppato in tre momenti diversi. E
La scorsa settimana, come vi ricorderete, Ersilia Matruda della Regione Calabria diciamo, ha dato il suo saluto istituzionale a questo ciclo di tre webinar. Io vi ho raccontato qualcosa rispetto al tema dell'accountability, rispetto a cercare una definizione del tema dell'accountability. Sergio Costinelli ha fatto un lungo affondo invece su quelli che sono stati alcuni dei progetti principali nazionali che hanno riguardato l'accountability in logica di governo aperto, anche qui lo vedremo meglio. Può essere declinato in mille modi diversi, è davvero un aggettivo abbastanza plastico, anzi camaleontico, come vedremo anche più avanti. E quindi, però, a noi diciamo, l'intervento di Sergio ci ha aiutato moltissimo a capire qual è la declinazione, qual è l'accezione che utilizziamo nel momento in cui parliamo di accountability in queste 4 ore e mezza di ciclo sul tema del governo aperto e dell'accountability. Oggi parliamo dei progetti, vi racconto meglio più avanti, più o meno di come il taglio che ho scelto di dare a questa chiacchierata che ci stiamo facendo insieme, però diciamo, il focus è sulla gestione di un progetto e soprattutto sugli strumenti utili a gestire un progetto. Giovedì prossimo io vi terrò compagnia per un pochetto, diciamo, per l'introduzione, per qualche minuto iniziale, subito dopo avrò la fortuna di passare la parola a Federico Angelè. Di The Good Lobby, è una persona molto in gamba, peraltro molto simpatica. Lui si occupa di lobby, si occupa di gestione degli interessi, cioè di rappresentanza nella gestione degli interessi. Guardate, è un tema interessantissimo, ve lo dico soprattutto, prendetelo come una specie di spot all'intervento di giovedì prossimo. È un tema interessantissimo perché, per quanto nei paesi anglosassoni ci sia una tradizione molto forte sulla lobby, peraltro, non è un caso che anche in Italia utilizziamo un termine inglese un po' come avviene per l'accountability. Diciamo che in Italia questa materia è sempre stata un po' fumosa, ma quantomeno mai normata fino in fondo. Chiaramente quando non si norma fino in fondo qualcosa restano dei coni d'ombra, restano dei passaggi da chiarire. Federico la prossima settimana ci racconterà come il tema dell'accountability possa essere appunto declinato in logica di portatore di interessi, cioè gruppi, è una cosa di cui accenneremo peraltro anche oggi, gruppi di interesse e di pressione che fanno il loro mestiere, cioè pongono delle questioni in maniera più o meno diretta a chi prende decisioni e come questa roba sia certamente indispensabile in qualunque democrazia e sia funzionale al fatto che gli interessi di tutti vengano rappresentati, però allo stesso tempo, proprio perché crea delle ambiguità, crea dei coni d'ombra di cui vi parlavo prima, sarebbe veramente molto utile osservarla dal punto di vista dell'accountability. Diciamo, questo è quello che è avvenuto giovedì scorso, quello che cerchiamo di far avvenire oggi, quello che certamente avverrà giovedì prossimo se avete modo di seguirvi. Due note tecniche rapidissime, come da tradizione, la registrazione integrale di questo webinar, la troverete su Eventi.pa, così come troverete le molte slide che ho deciso di, cioè che cercherò di usare oggi. Vi facciamo trovare tutto, mi auguro, entro domani, forse le slide, magari anche questo pomeriggio, la registrazione, abbiamo bisogno di un po' di tempi tecnici, quindi su questa pagina, cioè la stessa pagina dove vi siete iscritti, il link che credo sia attivo, lo trovate, sì, è attivo, lo trovate in alto a questa slide. Diciamo, su questa pagina di Eventi.pa ci trovate prima di tutto. In questo momento, peraltro, lo screenshot, mi scuso, è vecchio della scorsa settimana, ci trovate già anche la registrazione del webinar della scorsa settimana e ci trovate le slide sia mie che quelle di Sergio, sempre utilizzate giovedì scorso. Vi prego ancora una volta, ve lo dirò più volte, tornate a utilizzare qualunque cosa non vi dovesse. Sì, Cosimo, esatto, io cerco di leggere le vostre domande così come arrivano e provo a rispondervi in diretta. L'idea è quella, siamo ancora in fase di progettazione e sviluppo, però sì, l'idea dovrebbe essere esattamente quella, cioè di sviluppare un corso, stesso taglio, stesse modalità, stessa piattaforma, non so se stesso docente, non so se mi riguarderà direttamente, probabilmente Laura Manconi la sa un po' meglio di me questa cosa, però certamente l'idea è quella, cioè di provare a sviluppare su 3, 4, 5 moduli, anzi 3 o 4 moduli, un approfondimento sul tema dell'accountability. Come vedete i temi sono abbastanza coincidenti, ci muoviamo sempre nell'ambito del governo aperto, però l'idea è quella di provare ad approfondire
approfondire la tematica dell'accountability perché ci chiediamo moltissimo, nel senso che siamo fondamentalmente convinti, affascinati e cerchiamo di raccontarvela meglio che possiamo e ogni volta che possiamo. Su questo, ripeto, c'è stato un interesse da parte della Regione Calabria che torno a ringraziare ancora una volta e quindi ci proviamo a portarlo avanti. Sì, assolutamente sì, Cosimo. Cioè, qualunque su questo non insomma, torneremo a disturbarvi via mail, cercheremo di farvi sapere tutto il prima possibile in maniera tale che possiate per tempo iscrivervi e prendere cioè Anna Infante che vedo già sta iniziando a scrivere certamente cioè, noi chiaramente abbiamo tutti i vostri riferimenti vi siete iscritti quindi certamente tutte le persone che hanno seguito questo corso vi verrà notificata nel momento in cui apriamo le iscrizioni al corso Accountability vi verrà notificato tutto su questo abbiamo modo di sentire anzi su questo magari siamo anche un po' scoccianti, nel senso che forse li scriviamo anche un po' troppo spesso, non lo so, ditecelo voi, però tendiamo a disturbarvi ogni volta che possiamo. Cerco di arrivare al webinar di oggi, provo a focalizzare un po' meglio l'attenzione sui punti che ho pensato potesse essere utili discutere in questa chiacchierata. Se mi vedete scomparire dalla webcam, non vi preoccupate, mi sto semplicemente alzando per prendermi un bicchiere d'acqua, ma torno subito. La scaletta del webinar di oggi è più o meno questa, cioè, proviamo a comprendere, tornare ancora una volta, vi rubo veramente 5 minuti, ma pensavo fosse utilissimo, provare a tornare sul termine accountability e come l'accountability in qualche modo necessiti e generi una cultura amministrativa all'interno delle pubbliche amministrazioni. Proviamo a guardare insieme quello che potremmo definire una sorta di toolkit per l'accountability, lo accenno soltanto, poi ci torniamo meglio tra qualche minuto. E proviamo a guardare il tema dell'accountability dei progetti pubblici da 5 punti di vista diversi, che a mio avviso, ma su questo davvero è un'interpretazione assolutamente mia. Quindi passibile di critiche, passibile di aggiunte, passibile di ulteriori appunti e possibile soprattutto di cioè, funzionare anche a generare un minimo di discussione. Su questo torno ancora a dirvi, la chat è a vostra disposizione. Provare a guardare la contabilità da 5 prospettive diverse, 5 prospettive funzionali ai progetti pubblici. E quindi una carrellata molto veloce sull'ascolto, sulla partecipazione, sulla comunicazione, sui cruscotti che sono un altro degli strumenti utilissimi a generare accountability sullo sviluppo dei progetti pubblici, sui dati aperti perché non potevamo fare a meno di parlarne per forza di cose e poi volevo provare a fare un affondo su Open Government Partnership, che è un progetto a cui teniamo molto. Nazionale, ne avremo modo di parlare a lungo e soprattutto su una delle campagne portate avanti da Open Government Partnership che si chiama Open Response plus Open Recovery plus Open Renewal, un nome lunghissimo, magari la chiameremo soltanto Open Renewal e anche qui proverò a darvi qualche coordinata sempre rispetto al tema dell'accountability e sul modo in cui l'ha declinato Open Government Partnership che possiamo dire diciamo, è un po' un riferimento, è un riferimento importante da un punto di vista internazionale e anche nazionale. Sul tema dell'accountability e certamente del governo aperto. Provo ad andare avanti, proviamo a guardare l'accountability da un punto di vista di cultura amministrativa. Meglio, ok, quindi cioè, tipo si avvicina al microfono così si sente un po' meglio. Chiedo a Rosaria. Meglio, ok. Ok, perfetto. Allora è colpa del mio microfono, cerco di tenerlo più vicino alla bocca possibile. Allora, guardare la cultura amministrativa del conto ci sono migliaia di fonti, cioè ci sono centinaia di fonti. Una di quelle che mi è piaciuta di più è questo post di qualche tempo fa,
e del professor Michele Iaselli. È stato pubblicato su Altalex, che è un portale che certamente chi di voi ha un profilo un po' più giuridico magari conosce, o quantomeno ci è capitato durante le ricerche su Google. È un portale che presidia il tema, cioè presidia vari temi, però soprattutto guarda con un taglio giuridico all'innovazione pubblica. È molto utile perché, facile immaginare, poi nel momento in cui si scrivono le norme emergono i problemi e nella loro interpretazione poi c'è anche il contributo dei singoli dipendenti pubblici che di fronte alla normativa di volta in volta devono trovare soluzioni ai problemi, cioè tra l'astrazione, diciamo, lo spazio interpretativo che esiste tra l'astrazione della norma e la concretezza del mestiere di ogni giorno. Diciamo, Altalex è un ottimo punto di riferimento, almeno io ci torno spesso, nonostante non abbia assolutamente un profilo giuridico, però è un ottimo modo per restare sul pezzo rispetto alle novità e soprattutto ad osservarle da un punto di vista interessante. Vi dicevo, il professor Iaselli ha guardato il termine accountability, soprattutto in logica, cioè partendo soprattutto nell'articolo, il link lo trovate ancora una volta, sì, sono tutti attivi, bene, lo potete trovare su questa slide. Partendo dal termine accountability come declinato dal GDPR, vi ricordate, ne parlavamo la scorsa settimana. Il regolamento per la protezione dei dati personali ha una parte grossa, molto approfondita e anche molto innovativa sul concetto di accountability in ambito sia pubblico che privato, però diciamo, a noi interessa soprattutto quello pubblico. Fa un affondo sull'idea di accountability delle politiche pubbliche, è una cosa che ci riguarda più da vicino oggi. E soprattutto fa questo esercizio che io ho trovato molto interessante e penso sia utilissimo condividere insieme a voi. Ha isolato quelli che sono gli autori principali che trattano il tema dell'accountability e ha provato in questo piccolo specchietto a inserire un commento per ognuno di loro, o quantomeno come ognuno di loro commenta il termine accountability. Io salto i nomi perché li leggerei anche male, però restiamo sulle definizioni. È un concetto fondamentale, ma non sufficientemente approfondito. È divenuto un concetto torbido e in continuo cambiamento. Questo è un problema serissimo, a mio avviso, cioè difficoltà nel rendere l'accountability parte della cultura amministrativa, è che è una roba che cambia non dico ogni mese, però ogni 6 mesi. Si aggiungono nuove tecnologie, si aggiungono nuove normative, si aggiungono nuove iniziative. Quindi stare al passo con che cosa significa accountability oggi è certamente molto diverso dal cosa potevamo, come avremmo declinato il termine accountability qualche anno fa. È un termine omnicomprensivo, anche qui è un problema, cioè tendenzialmente ci possiamo far finire dentro tutto, dalla trasparenza declinata in logica decreto 33 fino alla news pubblicata su un sito, fino all'apertura di un canale sui social network. Accountability potrebbe essere. C'è troppa roba dentro, è una delle cose a cui accennavamo la scorsa settimana e torneremo certamente sia oggi che più avanti, proprio disambiguare il termine accountability rispetto alle declinazioni che ci interessano di più. Mosher dice che è un fuoco fauto, io cercherò di dimostrarvi che invece si sbaglia, insomma che non è esattamente questo, è un concetto camaleontico, è in continua espansione, anche qui più o meno si ritorna su come. Guardate, sull'espansione mi fermo un attimo. Nel senso che l'accountability è un concetto in continua espansione, è vero, però il tentativo di oggi sarà proprio quello di dare un perimetro alla parola accountability. Quindi su questo la mia idea era di provare a condividere con voi una visione dei confini che può avere la parola accountability all'interno, nel momento in cui la declina la pubblica amministrazione. Chiude l'ultima definizione, che è la mia preferita. Pochi termini traggono un tale confusione come quello di accountability. E guardate, se non fosse così, probabilmente non staremmo facendo questo ciclo di 3 webinar proprio dedicato al tema dell'accountability, perché il nostro obiettivo è quello di provare a rendere il termine accountability quantomeno confusionario possibile, almeno diciamo. Ci prendiamo questa ambizione che è un po' più alla nostra portata. Nel frattempo rilancio il buongiorno di Arsilia Matruda che ci ha raggiunto in chat. Molti di voi chiaramente lo conosceranno, ha aperto questo ciclo di webinar la scorsa settimana con il suo saluto e ci fa particolarmente piacere che sia riuscita a raggiungerci anche oggi.
Riprendo le definizioni date dal professor Iannelli nell'articolo che vi citavo prima per provare a dare innanzitutto, guardate, diciamo tre pilastri concettuali, chiamiamoli così per il momento, su cui il termine accountability non può fare a meno di reggersi. Il primo è chiaramente l'accesso, cioè chiaramente la trasparenza declinato come accessibilità alle informazioni. Soprattutto accessibilità è la cosa che ci interessa, perché non è semplicemente dare modo agli utenti di arrivare all'informazione, ma cercare di rendere questa informazione quanto più usabile possibile per chi poi dovrà andarla ad acquisire e reinterpretarla. Ci torneremo meglio più avanti, però l'open data fondamentalmente come strumento serve a questo, cioè la pubblica amministrazione in realtà espone le proprie informazioni più o meno da quando esiste, cioè anche per una logica di trasparenza, in uno stato, da quando esiste lo stato di diritto, la pubblica amministrazione e la trasparenza in qualche maniera la tratta. Forse la novità concettuale e strumentale, se volete in qualche modo, dell'open data è proprio funzionale a rendere questa informazione quanto più malleabile possibile una volta che è stata esposta. Ci torniamo meglio più avanti. Responsività. È un termine che spesso viene usato però la metafora regge, cioè nel senso spesso viene utilizzato come chi di voi si occupa di sviluppo di siti web, quando si parla di responsive si parla della capacità di un contenuto di adattarsi allo schermo su cui viene esposto. In questo caso è declinato come capacità della pubblica amministrazione di adattarsi alle sollecitazioni che le vengono richieste dall'esterno, quindi rispondere in modo pubblico, rispondere in modo coerente, rispondere in modo dimostrabile, cioè sostenere il proprio punto di vista con una serie, con una documentazione che sia sufficientemente forte, sufficientemente approfondita, sufficientemente aggiornata da rendere la pubblica amministrazione autorevole. Anche qui, sempre per cercare di trovare link tra le parole e cercare la definizione più solida possibile, a mio avviso il termine autorevolezza della pubblica amministrazione e accountability sono due cose che coincidono molto, cioè hanno molti punti in contatto. Più un'amministrazione è accountable, tanto più guadagna in termini di autorevolezza. Questo, diciamo, può certamente essere valido per una pubblica amministrazione, ma sostanzialmente è valido per qualunque tipo di accountability, che sia un'accountability politica, che sia un'accountability rispetto alla sicurezza informatica o fisica. Insomma, l'accountability porta autorevolezza a chi la fa, su questo non c'è dubbio. Certo, è faticosa, lo vedremo meglio più avanti, però è uno dei benefici di cui si tratta. La compliance non può essere, non potrebbe essere altrimenti, anche perché parliamo della pubblica amministrazione, esiste un quadro normativo e l'accountability in alcun modo deve superare o deve prescindere da quel quadro normativo. Cioè ci sono le norme legittimano l'azione, come ci dice il professor Riannelli sull'articolo che vi citavo all'inizio, la pubblica amministrazione non può fare a meno che interiorizzare, cioè fare proprie quelle norme e poi partendo da lì sviluppare una progettazione, sviluppare una risposta che sia conforme alla logica dell'accountability di cui stiamo parlando oggi, però certo senza girare, senza superare, senza andare in deroga alle norme che illuminano il cammino della pubblica amministrazione. Dove sono i contorni? Qui iniziamo più o meno ad affacciarci su quello che a mio avviso poteva essere il modo più interessante per declinare la chiacchierata che ci stiamo facendo insieme questa mattina. Provare a declinare i contorni, provare a guardare le relazioni tra soggetti diversi che vengono appunto regolate dall'accountability e provare a introdurre il termine di asimmetria informativa. Chi di voi si è occupato di economia o insomma, materie simili certamente la conosce. La simmetria informativa è un gap che esiste tra chi detiene un'informazione e chi la va a consumare. Se la simmetria informativa è molto molto alta, per quanto io possa condividere informazioni, quelle informazioni non possono essere interpretabili a chi arriva, a chi le riceve. La simmetria informativa, a mio avviso, nel momento in cui, almeno nel modo in cui la stiamo declinando oggi, fa molto il paio con termini di divulgazione, cioè se io mi limito a esporre informazioni senza divulgarle, senza prendermi cura di spiegare a chi le andrà a ricevere esattamente di che cosa trattano, quelle informazioni
restano fini a se stesse, restano un esercizio di stile, restano un esercizio di trasparenza, però il vero accountability, il vero superamento dell'asimmetria informativa avviene nel momento in cui quelle informazioni, non dico che sia comprensibile a tutti, perché altrimenti forse la pubblica amministrazione dovrebbe fare soltanto questo dalla mattina alla sera, però dovrebbe quantomeno cercare di allargare il più possibile la base di comprensione rispetto alle informazioni che vengono esposte. Qualche concetto iniziamo a metterlo sul tavolo. Vi chiedo se ci sono domande, se volete integrare in qualche modo, se volete raccontarmi il modo in cui la vedete voi, se pensate sia diverso rispetto a come ve lo sto raccontando io, se pensate che ci sono dei margini su cui dei tasselli già da aggiungere alle prime cose che vi ho raccontato. Chiaramente la chat è aperta a tutti e mi farebbe davvero molto piacere parlarne con voi. Altrimenti continuo ad andare avanti, provo a raccontarvi la parte, entriamo un po' più da vicino, un po' più sull'operativo, guardando un toolkit per l'accountability. Chiaramente l'ambizione di avere c'è cioè una cassetta degli attrezzi dedicata all'accountability sarebbe eccessiva per quello che riguarda quest'ora e mezza di chiacchierata, però l'idea era quella di fissare, di provare a fissare un po' di punti. Io ho provato per ognuno degli ambiti che andremo a vedere più avanti a dare una declinazione di questo tipo, nel senso provare a guardare innanzitutto gli strumenti, cioè davvero proprio per renderla quanto più operativa possibile. La mia ambizione è che finita questa chiacchierata di questa mattina, quantomeno chiunque di voi volesse iniziare a promuovere pezzi di accountability nel proprio mestiere, nell'attività quotidiana o sulla progettazione di iniziative future, possa quantomeno andare a capire, quantomeno avere almeno una libreria base su cui andare ad approfondire. Quindi davvero cercherò di volta in volta di andare a guardare gli strumenti utili. Proverei, guardando soprattutto gli esempi, a cercare di capire come utilizzarli, per quanto il tempo a nostra disposizione sia certamente molto risicato, però provare a capire, una volta che abbiamo definito quali sono gli strumenti, qual è il modo migliore per metterli in campo. E infine, come avviene nella migliore tradizione, soprattutto in ambito pubblico, anzi a mio avviso dovrebbe venire sempre un po' di più, è provare a guardare le esperienze da cui trarre ispirazione, cioè provare a guardare chi in questo momento, soprattutto in Italia, vi citerò qualche esempio estero, ma davvero è semplicemente per ampliare lo spettro di esempi da cui si può imparare qualcosa, però a mio avviso è indispensabile copiare bene chi sta facendo in questo momento cose utili, copiare chi fa queste cose da molto più tempo di noi, quindi avere modo di apprendere magari anche dagli errori che ha fatto qualcun altro e non ritrovarci a doverli compiere ancora una volta. Detta in maniera più diretta possibile, non reinventare nessuna ruota, ma già utilizzare gli ingranaggi che esistono e che sono ben consolidati da altre parti. Perimetrare, cioè mi piacerebbe che questa chiacchierata servisse soprattutto a definire un perimetro, cioè a definire, posto che il termine accountability, le definizioni ne abbiamo date un po' anche la scorsa settimana, volevo provare a tracciare una linea di demarcazione che ci dicesse soprattutto cosa è accountability, ma cosa non è accountability, oppure cosa può diventare accountability con un minimo di sforzo, con un minimo di accorgimento in più rispetto a quello che ci si è dati magari per sviluppare altre attività. Il mio perimetro mi è venuto un pentagono perché sono state cinque le caratteristiche che ho provato a isolare. I cinque lati di questo perimetro si chiamano ascolto, partecipazione, comunicazione, cruscotti e dati. Questo è l'ambito, queste sono le definizioni. Ditemene, cioè, mi piacerebbe sapere da voi se magari ne ho dimenticato qualcuna, se c'è qualcosa che è finito sotto la traccia, se c'è qualcosa che può valere approfondire rispetto a queste cinque. Io inizio a raccontarvele, poi di volta in volta davvero mi piacerebbe se da parte vostra ci fosse un'interazione. Cosa significa ascolto? In questo caso, secondo me, l'accountability non può prescindere, quantomeno il ruolo di una pubblica amministrazione rispetto al termine dell'accountability, non può prescindere dall'osservare quello che già sta avvenendo al di fuori della pubblica amministrazione. Vedete, in moltissimi casi, anzi, come diceva un mio ex collega, insomma, una persona con cui ho lavorato molto e che continua a lavorare sempre su quest'ambito, che si chiama David Osimo,
Lui sostanzialmente diceva che la pubblica amministrazione deve guardare all'esterno perché è molto più probabile per forza di cose che le soluzioni ci siano all'esterno che all'interno, non fosse altro che all'esterno ci sono più persone di quante non ce ne siano all'interno della pubblica amministrazione. E molto spesso queste persone sono all'esterno della pubblica amministrazione, sono anche in gamba, sono molto operative, hanno un ottimo punto di vista, fanno delle richieste che sono puntuali e che probabilmente meriterebbero, se non sempre di essere accolte, quantomeno sempre di essere ascoltate. Ci sono una serie di iniziative di questo tipo, ce ne sono migliaia, io provo a citarne una che mi piace particolarmente e che stiamo seguendo con interesse anche rispetto al tema dei dati aperti, si chiama Dati Bene Comune, probabilmente qualcuno di voi ci sarà già capitato, ci sono dentro, diciamo, molte persone che conosciamo, alcune di queste le avete anche conosciute voi, ad esempio se per chi di voi c'era nel primo ciclo dedicato all'open data che abbiamo fatto, come vi raccontavo all'inizio, a dicembre dello scorso anno, Andrea Borruso, che è uno dei promotori, nonché forse uno degli animatori principali di questa campagna, ci ha raccontato il suo punto di vista su questo durante, credo, il webinar conclusivo, il webinar di l'ultimo webinar che abbiamo fatto a dicembre sul tema dei dati aperti. E la campagna Dati Bene Comune riguarda soprattutto in questo momento, potrebbe essere applicata a qualunque dato della pubblica amministrazione, però si concentra soprattutto sui dati dell'emergenza Covid, declinati nella maniera più ampia possibile, cioè dati sul modo in cui il virus si sta propagando, dati sugli ospedali, dati sulle campagne di vaccinazione, cioè qualunque dato possa essere utile, prezioso per avere un punto di vista esterno alla pubblica amministrazione, renderlo disponibile in formato aperto, non solo, cioè con tutta una serie di accorgimenti che renderebbero questi dati più solidi, migliorerebbero la capacità anche di soggetti esterni di verificarne la fonte. Perdonatemi se cito fatti di cronaca, però tipo tutti sapete, l'avrete scoperto dai telegiornali, il modo in cui c'è stata un'inchiesta qualche settimana fa nella regione siciliana sui dati del Covid, sul modo in cui venivano in qualche modo manipolati, almeno da fonti giornalistiche, credo il processo si debba aprire ancora, però l'idea era più o meno questa. C'è stata certamente una risposta importante del presidente Musumeci che ha più o meno rimesso mano alla situazione, però vedete, quello è il tipico caso in cui i dati c'erano, però la fonte del dati si è dimostrata non essere affidabile, l'ha dimostrato la magistratura in questo caso, però prendere accorgimenti affinché tutta la filiera del dato, dal momento in cui viene generato, al momento in cui viene non solo esposto, ma anche utilizzato in logica di definizione di una policy, lo ricordavo all'inizio, sulla base di questi dati sui dati dell'emergenza Covid, noi abbiamo un condizionamento settimanale che deriva dal modo in cui si colora la regione su cui viviamo, quindi è davvero indispensabile che ci sia una fortissima accountability su questi dati. La campagna Dati Bene Comune ha proprio questa idea e a mio avviso, fra l'altro è strutturata molto bene, dà dei consigli molto puntuali alle regioni che espongono i propri dati sul Covid, al Ministero della Sanità, alla Protezione Civile che sta facendo un lavoro fantastico sui propri dati. Nell'ultimo anno, insomma, è interessante se diciamo io sedessi sulla scrivania di chi in questo momento ha la responsabilità di dare solidità e veridicità settimana dopo settimana, anzi giorno dopo giorno, ai dati sull'emergenza Covid. Certamente un'occhiata a questa campagna me la andrei a dare, qualche spunto interessante ci potrebbe essere. Chiaramente non ci sono altri soggetti che portano avanti queste campagne da lunghissimo tempo, ad esempio Greenpeace è un'associazione che certamente conoscete tutti, l'ho preso perché diciamo è un nome che più o meno ci suona più o meno tutti, che sui temi dell'ambiente da anni organizza delle campagne che sono molto puntuali, che ci potrebbero aiutare certamente qualunque decisore pubblico nel momento in cui sta pianificando una policy dedicata ad esempio alla transizione green, che sarà certamente una delle questioni grosse sul tavolo di qualunque amministratore pubblico di qui in avanti, non fosse altro che il recovery fund, ha una parte molto specifica dedicata a questo, quindi certamente andare a osservare, cioè andare a comprendere, andare ad ascoltare, come si diceva all'inizio, le ragioni e i punti di vista di chi si occupa di queste cose da molto tempo, può essere un primo momento di accountability per una pubblica amministrazione.
Faccio un esempio più o meno personale, non so se conoscete il laboratorio Lapsus, un laboratorio per la sussidiarietà, loro portano avanti delle campagne di sensibilizzazione verso le pubbliche amministrazioni con logiche molto assonanti a quelle del governo aperto di cui stiamo parlando oggi e abbiamo parlato anche più avanti. Io a questo avevo partecipato direttamente, nel senso che sono passati quasi 10 anni. Quando Lapsus ha promosso questa campagna, io vivevo a 5 metri da un posto di Roma molto bello che si chiama Piazza Vittorio, ed è una piazza qui, lo dico per non so quanti romani, forse nessuno, cioè solo Sergio Quartieri, di quelli che vedo in chat, di romani appassionati della città di Roma che esiste, che sono presenti in aula oggi, però vi dicevo, il Lapsus aveva lanciato questa campagna sul migliorare la piazza, migliorare Piazza Vittorio, questo luogo a pochi passi dalla stazione, diciamo tra la stazione Termini e il Colosseo qui a Roma, hanno portato avanti una serie di iniziative anche fisicamente incontro, quando ancora si poteva, fisicamente incontri in piazza e poi delle stanze al comune, poi si sono presi cura di andare a guardare di volta in volta come i candidati alla poltrona di sindaco di Roma considerassero, pensavano, hanno fatto un lavoro di grosso pressing. Che vi posso dire, per quanto io non vivo più da quelle parti, vi posso dire che ha prodotto un ottimo risultato, nel senso che in questo momento Piazza Vittorio è tornata ad essere la piazza che meritava di essere fino a un po' di tempo fa. Questo è un tipico caso in cui una pubblica amministrazione, ci ho messo un po' di tempo, però una pubblica amministrazione ha ascoltato le esigenze del territorio, vuoi o meno per opportunità politiche, su questo chiaramente non voglio restituirmi un'idea così ingenua che sia solo accountability, che sia solo pubblica. Intercettare la domanda presente su qualunque territorio, su moltissimi dei temi che trattiamo come pubblica amministrazione, secondo me può essere certamente un ottimo inizio, un ottimo strumento di accountability. Intessere un dialogo, una relazione con i soggetti presenti sul territorio, può certamente aiutare una pubblica amministrazione a creare quelle condizioni affinché si generino iniziative di accountability, affinché si possa provare a capire come migliorare. Poi l'obiettivo è questo, l'accountability dovrebbe essere soprattutto funzionale a migliorare il mestiere della pubblica amministrazione, dei dipendenti pubblici, a rendere l'azione pubblica più efficace, a rendere il lavoro quotidiano che come dipendenti pubblici facciamo ogni giorno più efficiente e magari, già che ci sta, risparmiare qualche soldo, perché quando molte persone osservano un processo, chiaramente è più facile che anche chi sta progettando quella politica adatti fo la focalizzi meglio e quindi si disperda meno denaro pubblico. Come fare ascolto? Beh, certamente è facile, nel senso rassegna stampa, giri sui social, presidio delle caselle di posta elettronica e rispondere quando esistono delle esigenze sul territorio, intercettarle, cercare di comprenderle, iniziare un dialogo con questi soggetti che diciamo, si fanno carico di aggregare una domanda. Il mondo, fortunatamente in Italia, il mondo delle associazioni è molto vispo, è molto anche ben strutturato, anche grazie a delle iniziative, cioè probabilmente anche grazie a una normativa che in qualche modo tutela questo genere di attività e quindi certamente la pubblica amministrazione può ripartire di lì. Questo però è un esempio di diciamo, ascolto di quello che avviene all'esterno della pubblica amministrazione e in qualche modo può essere chiamato in causa, però questa roba funziona talmente bene, quantomeno negli anni ha funzionato talmente bene, che partendo dall'ascolto sono nate quelle che, ad esempio, l'Unione Europea chiama con una parola che a me piace molto, le politiche di ascolto, cioè provare a pianificare delle campagne di ascolto pubblico in maniera tale da creare delle arene decisionali in cui questi soggetti, qualunque soggetto viene invitato a esprimere la propria opinione, valutarla di volta in volta e portare avanti dei processi di co-creazione delle politiche pubbliche, o quantomeno guardare alle decisioni pubbliche in maniera tale che affinché vengano mediate il più possibile rispetto al punto di vista di chi poi quelle decisioni pubbliche le andrà a subire.
E quindi la partecipazione pubblica. Vi ho citato, prendo in questa slide il portale consultazioni.gov.it che raccoglie tutte le consultazioni pubbliche portate avanti in Italia, in questo momento l'home page occupata dalla Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, che è una cosa che ci riguarda tutti, ancora una volta come dipendenti pubblici, ma anche come cittadini, chiaramente, anzi in questo caso credo che una buona parte della campagna sulle competenze digitali è sulle cosiddette skills, è in parte rivolta a una base di conoscenza utile ai dipendenti della pubblica amministrazione, ma anche ai cittadini. E quindi in questo caso il Ministero per la Transizione Digitale ha deciso di lanciare una campagna di ascolto attraverso una consultazione online rispetto alla Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, quindi ascoltare tutte le in una piattaforma dedicata, fra l'altro la consultazione si svolta su Partecipe, una piattaforma che come Formez gestiamo direttamente. E quindi hanno preso spunto prima di scrivere il documento operativo di pianificazione, sono andato a guardare le singole istanze che sono arrivate su quella piattaforma e le hanno rese parte della strategia nazionale vera e propria. Quindi capite come in questo caso questo genere di passaggi sulla partecipazione influenza direttamente la decisione finale, cioè la pubblica amministrazione. Lo dico nella maniera più diretta possibile, cede in qualche modo il proprio potere a tutti i soggetti che in qualche modo vogliono collaborare affinché quella decisione sia quanto più partecipata, sia quanto più aderente alle necessità di chi poi, delle persone su cui poi quella decisione andrà a impattare. È molto interessante, è un'iniziativa, ma ci sono tanti soggetti in Italia che hanno diciamo, una propria storia rispetto alla partecipazione. Dal momento che parliamo, siamo in una regione, io vi porto quantomeno l'esempio di una regione che a mio avviso lo fa, non dico meglio di altri, però lo fa da molto tempo, lo fa molto bene, c'è cioè delle iniziative estremamente interessanti. Parliamo della regione Emilia-Romagna che da anni ha deciso di intraprendere una sperimentazione che ha dato, a mio avviso, degli ottimi risultati sulla partecipazione non solo online, cioè quantomeno nell'ultimo periodo si può fare solo online, però la si poteva fare anche in presenza fino a come ormai mi auguro ricorderete, perché quantomeno a me il ricordo delle cose in presenza inizia a sbiadire, è passato un anno, però la Regione Emilia-Romagna si è dotata di una metodologia molto forte sull'intercettare le domande che arrivano dal territorio in logica di partecipazione pubblica. Si è dotata di una piattaforma che io Partecipa Plus, che è una piattaforma molto interessante, non vi nego che è stata modello anche per molte altre amministrazioni pubbliche che hanno deciso di percorrere la stessa strada. Si è dotata di una normativa, una legge regionale dedicata al tema della partecipazione, peraltro anche qui credo Laura Manconi le sa molto meglio di me queste cose, però credo sia stata una delle prime leggi regionali italiane dedicate in maniera specifica al tema della partecipazione proprio con questa declinazione. E infine ci ha messo dei soldi, che secondo me anche diciamo, traccia, se non una linea di demarcazione, però fa fare uno step successivo a una politica pubblica, cioè la regione finanzia delle iniziative di partecipazione pubblica sul territorio attraverso dei bandi. Ed è molto interessante il modo in cui li organizza. Guardate, sulle pagine della regione trovate tutte le informazioni, trovate la legge regionale, trovate tutti i bandi possibili. Su questa pagina trovate i progetti in corso e anche qui possono essere un ottimo spunto. Ve li cito soprattutto perché possono essere un ottimo spunto per una regione per capire quello che sta succedendo nelle altre 19, cioè dei vostri omologhi di altre 19 regioni in questo momento, quello che stanno facendo su questi temi. È molto interessanti a mio avviso sia la parte bandi che la parte progetti in corso, schede progetto, perché dà un'idea abbastanza precisa, molto operativa in realtà, di come possa essere condotta la partecipazione, come possa essere declinata il tema della partecipazione pubblica sui territori. E a mio avviso questa roba fa veramente molto il paio col termine accountability, cioè qualunque decisione che viene maturata anche sulla base delle istanze che vengono presentate in un'area decisionale predisposta da una pubblica amministrazione, che può essere un percorso di partecipazione pubblica, diciamo, non può non essere accountable, perché qualunque amministrazione, nel momento in cui decide di
stimolare un dibattito pubblico, deve innanzitutto condividere delle informazioni, deve acquisire quelle che arrivano, deve certamente attivare una serie di attività che se non fosse stato per quel processo di partecipazione, certamente non si sarebbero concretizzate. Esistono vari metodi di partecipazione, io vi prendo proprio 2 minuti cioè, diciamo, vorrei che la partecipazione non fosse semplicemente declinata col processo di partecipazione, ma il tema della partecipazione può anche avere, cioè, partendo dallo stesso concetto, può anche essere utilizzata con strumenti diversi. Non so se l'avete mai visto, questo è un sito storico, ormai si chiama Fix My Street, è un sito nato, credo, non mi ricordo se a Londra o a Manchester, però l'idea è che i cittadini delle città potevano segnalare dei problemi e la pubblica amministrazione si prendeva in carico di risolverli. Tutto questo veniva in maniera pubblica, quindi se il cittadino di Manchester faceva una foto alla buca per strada e la postava su questo sito dicendo: città di Manchester, c'è una buca davanti a casa mia, la buca deve essere appianata, ci deve essere intervento. Il City Council di Manchester si prendeva direttamente in carico quella istanza del cittadino, la metteva sul sito. C'è una logica a semaforo in questo caso, che funziona come rossa ancora da prendere in carico, gialla presa in carico e verde risolta. E tutto questo processo era tutto pubblico. Quindi anche qui massima accountability dal momento in cui viene generata una richiesta dal cittadino fino al momento in cui viene conclusa. Fix My Street, peraltro, in questi anni si è allargato moltissimo, credo ci siano state anche delle sperimentazioni in alcune città italiane, e funziona molto bene anche perché in questo caso i contratti di servizio con i gestori dell'illuminazione pubblica, piuttosto che della manutenzione delle strade, piuttosto che del verde, via discorrendo, erano fatti anche basandosi su questa metodologia di acquisizione, usando un po' i cittadini come se fossero delle antenne, ecco, quindi in una logica di un gioco a somma positiva da parte di tutti i soggetti coinvolti. Da un punto di vista più analitico, se volete, c'è una ricerca molto interessante fatta dalla World Bank, pubblicata qualche anno fa, ha questo titolo altisonante, si chiama The Voice and the Punishment, ed è una ricerca fatta su tutte quelle realtà, parliamo soprattutto di Nord Europa e paesi anglosassoni, in questo caso, che da anni fanno iniziative di partecipazione pubblica. L'idea della World Bank, nel caso particolare, è provare a capire come queste politiche abbiano in qualche maniera inciso sui comportamenti dei cittadini. È davvero, veramente molto interessante. Ve ne dico una: i cittadini dei paesi in cui si fa molta partecipazione pagano più volentieri le tasse. La ragione che si è data alla World Bank attraverso una serie di interviste a focus group per arrivare a definire questo paper, è perché nel momento in cui viene fatta partecipazione i cittadini si rendono conto che effettivamente gestire la cosa pubblica ha un costo, necessita di energie, necessita di finanziamento, e quindi dal momento in cui sono più consapevoli di come funziona la macchina amministrativa, sono meglio disposti a finanziarla, perché in qualche maniera si rendono conto che tutta una serie di servizi che in qualche modo altri cittadini di altri paesi danno per scontati, attraverso la partecipazione pubblica, attraverso l'impegno delle pubbliche amministrazioni nell'implementare percorsi di partecipazione pubblica, queste logiche vengono meglio comprese. E quindi interessante. Il paper è in inglese, non esiste la localizzazione italiana, qui trovate il link, però se ci volete dare uno sguardo vi assicuro che diciamo, vi conforta molto sul perché fare partecipazione pubblica. Come fare partecipazione pubblica? Boh, alcuni lo fanno già, una forma molto basilare è quella di ascoltare i cittadini sulle pagine social network, le pagine istituzionali dei social network che molte pubbliche amministrazioni da anni già possiedono e utilizzano. Può essere un buon modo per ascoltare, per guardare. Certamente una prima istanza, ci possono essere cose più strutturate come i focus group, o quantomeno insomma, la possibilità di incontrare alcuni cittadini, sentire cosa hanno da dire, provare a prendere un po' di appunti e quindi provare a valutare le loro istanze per il disegno, per il redisegno di politiche pubbliche. E poi ci sono dei software dedicati, per esempio Decidim, che è lo stesso software che utilizza la piattaforma Partecipa, è un software che di mestiere fa esattamente questa roba qui, è stato sviluppato dalla città di Barcellona.
E serve a fare partecipazione pubblica, quindi dà tutti gli strumenti sia a chi vuole partecipare, sia a chi vuole progettare, sviluppare e concludere, ci auguriamo in maniera positiva, un processo di partecipazione pubblica lato amministrazione. Diciamo, non so se si possa chiamare CMS, probabilmente sì, è un sito web, un'applicazione dedicata esattamente a questa cosa qui. Peraltro è fatto molto bene, non è troppo difficile da installare, da un po' di tempo ce l'abbiamo anche localizzato in italiano, grazie al lavoro che Formez, Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento di Riforma Istituzionale hanno fatto qualche anno fa. Come Formez stiamo portando avanti un progetto che è dedicato all'open government e che prevede di rafforzare il più possibile l'utilizzo dei SIDIM della piattaforma Partecipe in Italia, quindi su questo ve lo dico anche se chi di voi si dovesse occupare di partecipazione pubblica o volesse occuparsi di partecipazione pubblica alla Regione Calabria, sappiate che su questo probabilmente riusciamo a darvi una mano, possiamo darvi una mano, quantomeno possiamo darvi un po' di informazioni più puntuali. Vado avanti, non c'è accountability senza la comunicazione, sarò abbastanza rapido su questo, però mi sembra abbastanza, per quanto possa essere scontato, però credo valesse la pena spenderci qualche minuto, nel senso che comunicare bene, comunicare in maniera chiara, comunicare in maniera aggiornata. Sì, esatto, grazie mille ad Alessandra. Il piano è stato in funzione insieme per il futuro dell'Europa, la piattaforma che cita Alessandra, che se non ricordo male è sviluppata con Desidim anche questa. Io non vorrei aprire il link, se no mi apre il browser, il rischio di perdervi, la connessione di oggi è abbastanza traballante, almeno la mia. Però sì, l'Europa ad esempio porta avanti, come vi dicevo, la definizione della politica di ascolto credo che sia proprio europea. E chiaramente le istituzioni europee da anni utilizzano, anche perché sono abituate, cioè considerate che l'Europa, le istituzioni europee per forza di cose devono essere predisposte all'ascolto perché l'Europa è una cosa frastagliata, nel senso che chi si occupa di istituzioni europee deve essere pronto ad ascoltare istanze che arrivano da paesi diversi, molto diverse tra di loro e quindi la logica dell'ascolto, della mediazione, dell'acquisizione di informazioni da basi molto diverse tra di loro è propria della pubblica amministrazione delle istituzioni europee, quindi ringrazio davvero Alessandra per aver completato in qualche modo questa serie di esempi che vi stavo raccontando. Torniamo alla comunicazione, certamente comunicare bene, comunicare in maniera facile, comunicare in maniera diretta aiuta qualunque pubblica amministrazione ad essere più accanto nei confronti dei cittadini, di esempi ce ne potrebbero essere tanti, ve ne cito alcuni che mi sono piaciuti particolarmente. Io sono abbonato da un po' a questo, per quanto di economia ci capisca poco o quando bisogna che faccia qualcosa chiedo a Sergio Costinelli che è qui in chat, che più delle volte mi aiuta a capire di che cosa si tratta, però per andare incontro a chi di economia, soprattutto di macroeconomia, di questioni complesse, ci capisce poco, il Ministero dell'Economia e Finanze da anni pubblica una newsletter che ci mettete 5 minuti la settimana a sapere di che cosa si tratta e dà a mio avviso un grande contributo proprio in logica di accountability, proprio per far capire a chiunque di che cosa si sta trattando. Si chiama In breve, vi potete abbonare dalla pagina del comunicazione del sito del MEF e di settimana in settimana spiega le iniziative portate avanti dal Ministero dell'Economia e Finanze, spiega perché la legge di bilancio è stata fatta in un modo piuttosto che in un altro. Grazie Sergio. A questo link trovate la possibilità di iscrivervi e credo, non so anche se di guardare le vecchie newsletter, però è uno strumento facile, gestibile da qualunque staff di comunicazione, è una newsletter veramente molto rapida da guardare e già lì, a mio avviso, si crea accountability perché spiegare, cioè trascorrere un po' di tempo nel vincere quelle asimmetrie informative di cui parlavamo all'inizio. È un contributo in termini di accountability, può essere considerata tale. La comunicazione evolve,
da un po' di tempo in Italia, voi sapete che in Italia la comunicazione per tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione è disciplinata da una legge, la 250 del, non mi ricordo che anno fosse, però forse qualcuno di voi in chat mi può aiutare, non so chi di voi si occupi di comunicazione pubblica, però insomma la legge 150 più o meno la conoscete tutti, è quella che ha istituito gli URP, insomma ha fatto fare un balzo al modo in cui la pubblica amministrazione italiana si è rapportata ai cittadini sui temi della comunicazione. Da un po' di tempo a questa parte c'è un dibattito molto interessante sul fatto che questa legge, sono passati più di 10 anni da quando è stata emanata, quindi ha bisogno di essere svecchiata soprattutto sulla base di alcuni strumenti di comunicazione che quando è stata emanata la legge ancora non esistevano, uno su tutti i social network. E quindi un'iniziativa di Pila Social, qui lo dico con un minimo di orgoglio Formez, portata avanti da vari soggetti, tra cui Sergio Talamo, che è un dirigente Formez che si è molto speso per portare avanti questa iniziativa, peraltro loro sono anche arrivati a definire una bozza di modifica della legge 150 che hanno consegnato qualche mese fa al loro ministro Fabiana Dadone prima che cadesse il secondo governo Conte, però ci sono delle proposte molto concrete, un dibattito molto interessante. Tra le altre cose, uno dei su questa legge, su questa proposta di legge che il gruppo Pia Social ha chiamato 151, proprio per marcare, diciamo, la successione rispetto alla legge 150. Uno dei secondi punti trattati da questa proposta di legge è appunto la trasparenza, declinata in logica molto simile a quella di cui stiamo parlando oggi, quindi si parla di responsabilità della transizione digitale, di anticorruzione, dei temi che più o meno ci sono cari, sarebbe certamente un passo successivo rispetto all'attuale inquadramento normativo della comunicazione pubblica, rispetto anche, diciamo, come strumento di rafforzamento della trasparenza, di rafforzamento di generazione di accountability. Una delle cose che mi è piaciuta di più sulle sue pentatere, torniamo più avanti. Qui davvero mi spiace che ci siamo persi il professor Menduni, che certamente ve l'avrebbe potuto raccontare molto meglio di come fare io oggi, però l'iniziativa Open Cantieri la vediamo meglio più avanti a proposito dei cruscotti, è un portale promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vedete il logo sulla pagina lì, che racconta tutta una serie di cose e che soprattutto ha reso disponibile una guida online. Una guida online dove si spiega, queste robe vi saranno un po' più chiare tra qualche minuto quando vi racconto puntualmente che cos'è l'iniziativa. Però a me piace un sacco questa guida, Sergio la conosce bene. Guarda, sulla definizione di cruscotti, Pasqualino, ci torno a lungo dopo, quindi davvero prendetela così, la vediamo meglio tra un attimo. Però questo cruscotto che tiene aggiornati sull'avanzamento delle opere pubbliche, oltre al cruscotto, ha predisposto una guida. Vi ricordo che, come dicevamo all'inizio, l'ambizione dell'accountability dovrebbe essere anche quello di vincere la simmetria informativa. Questa guida parte con un capoverso che a me piace un sacco, che si chiama appunto una questione complessa. Cioè, nel momento in cui comunichiamo queste cose all'esterno, dobbiamo, a mio avviso, come dipendenti pubblici, farci carico della loro complessità, cioè non renderle troppo facili, perché magari semplifica anche la vita di chi svolge queste attività, di chi le racconta, però vanno anche trattate come complesse. Quindi utilissimo in casi come questi associare un'iniziativa. Grazie Sergio, qui ci trovate la guida di cui vi sto raccontando adesso, potete scaricare il manuale in PDF e darci un'occhiata, però potete soprattutto comprendere come dietro a un lavoro di questo tipo, che vediamo meglio tra un attimo, ci fosse una complessità e da qualche parte andava sciolta. Quindi il team del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra cui c'era anche Sergio Agostinelli che vi ha posto il link qui in chat, c'erano tutta un'altra serie di persone, professionisti molto in gamba, che ho la fortuna di conoscere e con cui ho avuto la fortuna di lavorare in passato, si sono proprio, diciamo, da qualche parte andava esplosa questa questione della complessità di un sito di questo tipo. Eh sì, è manutenzione, sì, il sito è in manutenzione. Lo dice Domenico, però insomma, mi interessava soprattutto comprendere la logica che c'era dell'iniziativa. E qui passiamo
come diceva Pasqualino un attimo fa, a definire cruscotti. Che significa cruscotti? Come, perché sono uno strumento di accountability? Perché da qualche tempo a questa parte se ne vedono molti? Proviamo a capire insieme come sono fatti, come vengono alimentati, quali sono delle piccole best practice nazionali e internazionali sul tema dei cruscotti. Uno dei miei siti preferiti in termini di cruscotti, cioè in termini di rappresentazioni infografiche delle informazioni affinché tutti le possiamo capire o quantomeno tutti possiamo farci un'idea di che cosa tratta, è OpenBIDAP, Ragioneria Generale dello Stato. Qualche anno fa, da sempre, gestisce tutto quello che è il finanziamento pubblico. Loro sanno esattamente come la pubblica amministrazione, intesa nel senso quanto più ampio possibile, spende, impegna, decide di spendere il denaro che gli viene affidato, quindi diciamo è la massima cartina di tornasole di come la pubblica amministrazione si sta muovendo. Rispetto a questo patrimonio informativo enorme che la Ragioneria Generale dello Stato ha detenuto da sempre e continua a detenere, ed è importantissimo che sia gestita in una maniera più trasparente, autorevole e pubblicamente accessibile possibile, ha deciso in qualche modo di sposare la logica dell'accountability, secondo la definizione che stiamo cercando di darne oggi insieme, e ha pubblicato questo sito fantastico, si chiama OpenBIDAP, è una banca dati alimentata in maniera costante da una serie di grafici, da una serie di iniziative di comunicazione volte proprio a far comprendere a chiunque come il bilancio dello Stato viene speso, viene erogato, viene organizzato e viene riorganizzato. Considerate che loro, al momento in cui c'è la votazione della legge di bilancio, di lì a qualche ora già la rendono disponibile con delle grafiche aggregate fatte molto bene. Vi consiglio, se non adesso, anche più avanti, di dare uno sguardo al link che vi ha messo Sergio in chat, quantomeno andare a guardare, di cliccare su Open, di cercare OpenBIDAP su Google e guardarle. Ve lo dico soprattutto perché tutta questa parte sui cruscotti in realtà beneficia molto dell'osservazione da browser, come vi sarà facile immaginare, cioè questi cruscotti tendenzialmente sono dinamici, sono interattivi, e fare degli screenshot sulle slide davvero renderebbe molto poco l'idea. Preferisco di volte, alcuni li ho messi, però preferisco darvi semplicemente l'home page dei siti e lasciare a voi la curiosità, l'interesse, la voglia di approfondire e andarvene a guardare. Sono fatti molto bene, ottimo punto di riferimento nazionale. Mi auguro che di qui alle prossime settimane riusciamo a fare un webinar anche con loro, magari se rispetto anche ad altre iniziative che stiamo portando avanti con Formex, perché veramente secondo me merita di essere discusso e di essere conosciuta molto bene. So, su questa slide ci trovate un po' meglio, vi posso dire un po' meglio com'è che funziona. Torniamo a Open Cantieri, di cui accennavo prima. È un cruscotto, ancora una volta, quindi è un'infografica che mostra com'è che funzionano le opere pubbliche in Italia. Considerate che era molto complesso fino a prima di Open Cantieri comprendere dove venivano spesi i soldi sulle grandi opere italiane, quali erano i cantieri aperti, qual era lo stato di avanzamento. Grazie a Open Cantieri questa logica si è superata. Il sito aggrega tutte queste informazioni, le mette su dei cruscotti navigabili che consentono veramente a chiunque ne sia interessato di capire innanzitutto dove si collocano i grandi cantieri italiani, a che punto sono, come stanno andando avanti, anche guardando gli altri interventi. Quando vi parlo di cruscotti, vi parlo di qualcosa di simile, cioè come un tachimetro, come dei grafici che vedete a colpo d'occhio già più o meno vi danno un'idea di quello che sta succedendo, quanto è stato speso, quanto è disponibile, quanto per fabbisogno c'è rispetto. Ma leggo per tutti la domanda di Pasqualina. Ma il cruscotto si riferisce all'infografica o ai dati pubblicati con l'infografica? Questa è la domanda chiave. Allora, il cruscotto si riferisce all'immagine, diciamo, alla rappresentatività dell'immagine che vedi sulla pagina. Rispetto ai dati pubblicati che alimentano quel cruscotto, diciamo che c'è la differenza sostanziale tra un buon cruscotto in logica di comunicazione e un buon cruscotto in logica di accountability. Ci arrivo subito.
i dati disponibili, i dati su cui lavora Open Cantieri nel caso specifico, ma anche su cui lavora Open Buildup, ma anche su cui lavorano tutti cioè i dati che vengono mostrati attraverso queste infografiche, in tutti i casi che vi sto citando, sono sempre disponibili nelle sezioni Open Data dei portali. Questo significa che la pubblica amministrazione in questi casi, attraverso il cruscotto, dà una prima lettura delle informazioni, una lettura comprensibile al più ampio numero di persone possibile. Però quei dati contestualmente vengono messi a disposizione di tutti, quindi se io volessi scaricarli e fare delle nuove infografiche o correlare queste informazioni ad altre informazioni, se volessi fare degli approfondimenti, lo posso sempre fare, mi è sempre stata data la possibilità di farlo. Ed è questo a cui teniamo soprattutto al momento in cui parliamo di cruscotti e logica di accountability, cioè non solo mostrare delle informazioni, ma dare a chiunque la possibilità di acquisire quelle informazioni nei formati migliori, che siano CSV, che si trova in logica di open data, lo vedremo meglio più avanti, e fare in modo che anche altri, cioè se un giornalista stesse facendo report, per esempio, che lo fa spesso, volesse fare una puntata di approfondimento sulla situazione dei cantieri in Italia, ne sono state fatte tante, questo portale gli sarebbe utile perché i giornalisti report potrebbero tirare giù i dati, potrebbero innanzitutto guardare infografiche, tirare giù i dati, verificare la fonte e la veridicità di questi dati e portare avanti, correlarli ad altri fenomeni e portare avanti una narrazione che parte da questi dati e che possa appunto essere di approfondimento rispetto a queste tematiche. Perdonate se ancora una volta torno su questa roba dei dati del Covid, ma è un'opportunità enorme in termini di divulgazione per ragionare in maniera condivisa su un tema che ci sta riguardando tutti e su cui per forza di cose siamo più o meno tutti aggiornati. Ci sono state forti polemiche, vi citavo all'inizio, della campagna Beni Comuni sul modo in cui venivano trasferiti i dati sul Covid. Una delle regioni che, a detta di tutti, ha fatto meglio, cioè ha interpretato al meglio il proprio ruolo di soggetto che deve prendere decisioni, attuare politiche e rendicontare queste informazioni attraverso dei dati, è stata la Regione Umbria. Ha fatto questa pagina fantastica, sono dei cruscotti fatti benissimo, aggiornati quasi in tempo reale, che è appunto coronavirus.regioneumbria.it, è fatta molto bene. E qui torno più o meno alla domanda sollevata, alla questione sollevata da Pasqualina prima in chat. Diciamo, i colleghi della Regione Umbria non si sono limitati a fare queste belle grafiche con un aggiornamento molto puntuale, la pagina è lunghissima, io ho fatto uno screenshot solo dell'inizio, ma ci trovate veramente decine di informazioni. Queste informazioni vengono condivise in tempo reale in un modo particolarmente raffinato, cioè attraverso delle API disponibili su GitHub. In tutto questo i crediti vanno a un professionista estremamente in gamba con cui abbiamo avuto la fortuna di fare più di qualche webinar in passato, che si chiama Giovanni Gentili, che per la Regione Umbria da sempre presidia il tema dell'open source, dell'open data, del governo aperto. Lui è veramente molto in gamba, peraltro anche molto bravo come sviluppatore. Quindi hanno allestito questa pagina, cioè queste infografiche che vedete nella pagina pubblica. Chiaramente nella pagina pubblica c'è un link alla sezione GitHub, dove chiunque ha un minimo di scaltrezza rispetto allo sviluppo software può andare a guardare queste informazioni, potrebbe anche riprendere questo stesso flusso di dati e catalizzarlo dentro altre infografiche. I dati potrebbero aggregarsi a quelli di altre regioni e generare nuove infografiche. Insomma, la Regione Umbria è un caso veramente di buona pratica rispetto ai dati sul modo in cui sta gestendo e continua a gestire i dati sul Covid. Chiaramente, da quando è partita la campagna vaccinale, sono anche sul pezzo rispetto a quella, quindi davvero un ottimo riferimento. Ve lo dico soprattutto perché si parla di una regione, voi siete una regione, quindi, come dire, era mia cura nel momento in cui ho provato a fare questa live, cercare un po' come ho fatto per l'Emilia Romagna sulla partecipazione, anche per i cruscotti e per i dati, darvi un po' di riferimenti che chiaramente è soltanto il mio punto di vista, però può essere un ottimo, secondo me sono dei buoni punti di partenza per andare a guardare. Cerco di andare rapidissimo, questo sito mi piace da morire, vi consiglio anche qui di darci uno sguardo dopo questa chiacchierata, si chiama USA Fact, prende tutto, è un sito privato. Non parliamo della pubblica amministrazione, prende tutti i dati pubblici più interessanti esposti dalle pubbliche amministrazioni americane
e li rende graficamente accattivanti. Ve ne parlo perché loro sono veramente molto bravi. Peraltro è una storia strana quella che c'è dietro questo sito, nel senso che è finanziato da Steve Ballmer. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, era il numero due di Microsoft, uno che ha fatto una quantità di soldi disumana. E una volta che è andato in pensione ha deciso di regalarsi una squadra dell'NBA, si è comprato una squadra dell'NBA così per passare il tempo, non ricordo, sai che fossero i Lakers, però non sono sicurissimo. E come momento invece di filantropia ha deciso di investire una quantità di denaro importante su questo sito che si chiama USA Fact. È interessante anche dal nostro punto di vista, cioè rispetto al tema dell'accountability, come la disponibilità di dati e la possibilità che questi dati vengano resi comprensibili a chiunque generi momenti di accountability anche all'esterno della pubblica amministrazione, cioè anche attraverso soggetti esterni alla pubblica amministrazione. E questa parte, secondo me, è estremamente utile a comprenderla, nel senso che nel momento in cui esponiamo informazioni, in qualche maniera stiamo cedendo potere all'esterno, in maniera giusta, condivisa, mediata, però è importante tenerlo presente. Ed è importante tenere presente come ci sono dei soggetti esterni che hanno forte appetito dei dati della pubblica amministrazione, quindi è importante tenerne conto. Perché fare cruscotti? Secondo me questa immagine lo spiega meglio di molte altre, cioè nel momento in cui mangiamo Nutella, stiamo mangiando zucchero. È una cosa che se andate a guardare la stringhetta in cui vi spiega della Nutella, in cui c'è la ripartizione di quante degli ingredienti utilizzati, è una cosa a cui non ci si pensa mai. Questo è un sito, questa immagine è prodotta da un sito che diciamo, si fa carico della buona alimentazione. E se andassimo a guardare quegli ingredienti che sono nella Nutella in un'infografica, vedremmo questa roba qui. Quindi ci dà l'infografica e ci permette di comprendere a colpo d'occhio com'è che funzionano le cose. Proprio per questo, secondo me, la pubblica amministrazione dovrebbe utilizzare al massimo le infografiche per vincere le asimmetrie informative, per fare accountability e far comprendere il più possibile alle persone che osservano i dati e le attività della pubblica amministrazione e cercare di farle comprendere nella maniera più diretta possibile. Ci sono decine di tool che fanno benissimo questa roba, molti di questi sono gratuiti, molti altri sono a pagamento, ma davvero costano proprio qualche euro al mese. E quelli che io uso più spesso sono quelli che vi racconto. Uno di questi è DataWrapper, che mi piace un sacco perché sono facilissimi da usare. Se sapete usare Excel, riuscite tranquillamente a usare tutta questa roba qui. Sono tool per generare infografiche online. È facilissimo, vi dà un codice, lo embedda, un po' come succede per un video su YouTube. Generate la vostra infografica, vi do un codice, lo embeddate nella pagina ed è immediatamente operativo e visibile a chiunque. Molto bello anche Infogrames, che è un po' più variegato, vi dà diciamo, una parte grafica un po' più interessante. Tableau diciamo, è uno dei più storici, utilizzato da buona parte insieme a DataWrapper, delle testate italiane che fanno data journalism, tra cui il Sole 24 Ore. Che lo fa molto bene in maniera molto virtuosa, a mio avviso, anche lì è un buon modo per capire come Tableau può funzionare al meglio. Vi volevo dare giusto un po' di riferimenti su chiunque di voi domani volesse prendere dei dati che sta gestendo, pubblicarli in formato aperto, renderli disponibili e generare delle infografiche attraverso questi tool. Lo potete fare veramente in 5 minuti, ci vuole mezza giornata a capire come funzionano e si va rapidissimo una volta che si sono imputati i dati e sono pronti all'uso. Parlando di dati, guardiamo l'open data come momento di accountability principe anche rispetto alle cose che ci siamo detti adesso. Perché andare a mettere i dati? Boh, a me la prima cosa che mi è venuta in mente è l'inizio di questo romanzo molto bello di Romer Musi, non so se l'avete mai letto, io l'ho letto qualche anno fa, faccio fatica a ricordarne dei pezzi, però ricordavo abbastanza bene questo incipit, che è uno dei più divertenti, soprattutto se considerate che è un romanzo molto corposo, molto impegnativo. Il romanzo di Musi inizia in questo modo, io non ve lo leggerò perché ho una voce pessima e perché il mio accento ostunese è sempre più marcato, nonostante ormai non viva più Ostuni da anni, però con questo incipit Musi vi fa capire che ci sono vari modi per descrivere una cosa. Nella prima parte è molto puntuale, nella seconda parte, insomma, era una bella giornata. Certe volte non basta dire era una bella giornata, certe volte è necessario dare tutti i dati, dare tutto, cioè o quantomeno supportare un punto di vista da tutte le informazioni anche in maniera puntuale.
soprattutto in un momento in cui, grazie a internet, possiamo esporre una quantità disumana di informazioni senza a un costo relativamente contenuto per una pubblica amministrazione, è bene esporre quanto più dati possibili, dati sulla trasparenza, quanto più quei dati sono disponibili, ben raccontati e ben documentati, tanto più l'accountability con la pubblica amministrazione sarà funzionale. Si tratta di fare open data, si tratta di rendere queste informazioni disponibili. Perché? Perché i dati pubblici sono certamente una cassa di risonanza per la trasparenza, non fanno trasparenza di per sé, però se la trasparenza è condotta attraverso gli open data, aiuta la trasparenza ad essere più trasparente, se me la lasciate dire con questo gioco di parole. Certamente sono una cinghia di trasmissione dell'accountability, cioè un meccanismo di accountability che vede più soggetti coinvolti con vari ruoli, con vari interessi, con varie correlazioni di interesse tra di loro. Rendere i dati disponibili aiuta il meccanismo di accountability ad essere quanto più aleato possibile. Ci sono dei soggetti che fanno queste cose, la fanno benissimo. Open Policy è una di queste, è un'associazione che prende dati pubblici e genera accountability al di fuori della pubblica amministrazione. Moltissimi giornalisti fanno queste robe, la fanno in maniera interessante. Ad esempio, Infodata del Sole 24 Ore è un ottimo sito di data blog in Italia. Anche qui loro sono avidi di dati pubblici perché possono costruire delle storie proprio a partire da quei dati e quindi diventare cassa di risonanza della trasparenza e momento di accountability pubblico della pubblica amministrazione in un luogo che sia esterno alla pubblica amministrazione, forse proprio in ragione di questo fatto ha più probabilità di intercettare una sua audience e quindi di allargare la base di conoscenza sulla trasparenza e sull'accountability. Ci sono dei soggetti internazionali che occupano questo ruolo, lo fanno molto bene. L'Open Law Foundation è una delle diciamo più storiche, più consolidate, più interessanti. Loro si occupano di rendere disponibile l'accesso all'informazione in generale e anche all'informazione pubblica. Ci sono varie modalità, non solo pubblicare i dati, ma anche metadatare bene le informazioni che abbiamo. Ad esempio, Open Contracting è una disciplina, strumento di metadatazione dei contratti pubblici che rende il ciclo del contratto pubblico quanto più trasparente possibile. È una cosa complessa, non ve la racconto a lungo, quantomeno ci possiamo tornare però sul sito. Il sito è in inglese, però ci trovate un sacco di informazioni su come redare contratti pubblici in maniera trasparente secondo la logica dell'open data, secondo la logica dell'accesso attraverso API, secondo una serie di buoni accorgimenti che le pubbliche amministrazioni oggi potrebbero tenere per rendere quanto più trasparente possibile il contratto pubblico e quindi tutta la logica di spese e di aggiudicazione dei bandi. Come si fa open data? Beh, si prendono delle informazioni in un database. Questo database viene esposto attraverso dei formati accessibili a tutti, aperti e standardizzati. Queste informazioni vengono metadatate affinché sia più facile ritrovarle. Ci si mette una licenza, che la licenza in questo caso è la licenza più adatta per i dati pubblici, la Creative Commons 4.0 CC BY internazionale. E poi si rendono disponibili su internet in maniera tale che chiunque li possa trovare. Non ci sono particolari strumenti se non insomma, un tool per la gestione tipo Excel piuttosto che OpenOffice per la gestione dei dati. L'unico spunto che vi do è che una volta che i dati devono essere esposti sui siti della pubblica amministrazione, ci sono delle piattaforme che fanno queste cose in maniera automatica, lo fanno molto bene. Una di queste è Seekern, che è un progetto open source, quindi a disposizione di tutti, che può essere installato su qualunque server ed è installato su molti server di pubblica amministrazione che fanno open data e consente una gestione del dato fatta veramente molto, molto bene. Quindi è l'unico strumento che mi veniva in mente. Il mio perimetro l'ho più o meno circoscritto, vi ho raccontato come guardare all'accountability attraverso cinque punti di vista diversi, cioè quello dell'ascolto, quello della partecipazione, della comunicazione, dei cruscotti e dei dati. Mi auguro che la carrellata, per quanto veloce, sia stata utile per andare a osservare, per provare a capire effettivamente di cosa parliamo quando parliamo di questa accountability e come possiamo, anche rispetto a tutti gli strumenti che vi ho raccontato finora, renderla parte del mestiere della pubblica amministrazione.
chiudo veramente molto rapidamente su un soggetto che ha fatto dell'accountability, diciamo, una della base su cui ha costruito la propria azione pubblica a livello internazionale, l'Open Government Partnership, è un'associazione. Più o meno, che si sintetizza in un accordo multilaterale tra paesi diversi, un po' come il G20, qualcosa di simile, però anche molto diverso, giusto per darvi un quadro. Ecco. I vari paesi aderiscono ad Open Government Partnership attraverso un meccanismo che mette al centro un piano, cioè per qualunque paese, anche l'Italia l'ha fatto qualche anno fa, per aderire ad Open Government Partnership, deve mettere sul tavolo, in una logica da poker sarebbe la FI, cioè sarebbe la moneta che mettete sul tavolo per entrare a giocare, in questo caso per entrare a giocare in Open Government Partnership, qualunque paese deve redare un piano nazionale d'azione, lo deve fare mediando tra le proposte della pubblica amministrazione e i punti di vista della società civile. Questa forse è una delle logiche più interessanti di Open Government Partnership. Quindi questi piani hanno una durata biennale e tutto questo meccanismo, che sarebbe molto più lungo di come ve lo sto raccontando io, però mancano 5 minuti alla fine della chiacchierata di oggi, quindi provo ad andare veloce. Sul sito ci trovate una quantità di materiale spropositato, quindi davvero qualunque cosa del sito di OGP vi permette di approfondire. Però mi interessava soprattutto guardare come un'iniziativa di questo genere si nutra di accountability, ed effettivamente loro lo fanno grazie a una serie di strumenti. Uno di questi è l'IRM, il meccanismo di rapporto indipendente, sostanzialmente un soggetto, grazie Sergio per il link in chat, è un soggetto esterno ad OGP, esterno ai paesi che con i loro piani di azione portano avanti i principi di Open Government Partnership in Italia, e quindi dà delle valutazioni indipendenti. Queste valutazioni, come dire, rafforzano tutto il meccanismo proprio perché sono indipendenti, e quindi proprio perché in questo caso l'accountability, come vi dicevo prima, genera autorevolezza, genera forza, genera un punto di vista più forte rispetto a chi lo sta facendo. Ed è una delle ragioni per cui la pubblica amministrazione effettivamente dovrebbe molto impegnarsi a farlo. Perché di volta in volta, chiaramente, la valutazione dei piani OGP non viene svolta soltanto all'esterno, chiaramente, ma anche gli stessi membri fanno dei momenti di self-assessment, quindi guardano al proprio interno e cercano di capire. Scusate un attimo, sto parlando ininterrottamente da 1 ora e 20 più o meno, sono un tabagista più o meno accanito, quindi immagino cioè, volevo condividere con voi la fatica del parlare ininterrottamente. Sorso d'acqua, arrivo alle conclusioni rapidissima, e poi tutta una serie di meccanismi che aiutano sia i paesi che l'organizzazione internazionale di OGP ad essere accountable. Ve lo racconto perché in Italia Open Government Partnership in questo momento sta chiudendo il quarto ciclo, il quarto piano d'azione, diciamo il quarto ciclo di vita del progetto, si potrebbe dire, che appunto coincide con i piani d'azione. Sta aprendo il quinto, che dovrebbe partire, non lo so, dopo l'estate più o meno. In questo momento, diciamo, sta iniziando il processo di sviluppo. La partecipazione, trovate tutto sul sito ogpopen.gov.it. In questo quarto piano d'azione, grazie ancora una volta Sergio, questo piano d'azione si concluderà appunto nel 2021. Questi sono gli assi, i piani, gli impegni su cui, no, scusate, non i piani, le azioni singole, sono 10 su cui l'Italia si è impegnata negli ultimi 2 anni. Alcune sono andate bene, altre meno bene, come è chiaro, perché insomma gli obiettivi erano molto sfidanti. Come Formez, in qualche maniera siamo coinvolti perché abbiamo un progetto con il Dipartimento della Funzione Pubblica su cui stiamo lavorando proprio esattamente su Open Government Partnership Italia, in particolare sulla chiusura del quarto piano e sull'apertura al quinto. È interessante perché qui dentro c'è molta accountability, e soprattutto è ragionato nella logica che di governo aperto. Quindi davvero, se esiste un soggetto a livello internazionale a cui è utile guardare,
Certamente è Open Government Partnership, in Italia questa cosa è chiaramente declinata, in qualche modo localizzata anche in lingua italiana, anche per fare un vocabolario proprio, dal sul sito che vi ha linkato Sergio un attimo fa, cioè opengov.it, cioè sulla localizzazione italiana di Open Government. Vi segnalo quest'ultimissima cosa, è fatta molto bene, sposa diciamo tutto quello che abbiamo detto finora, sia come strumenti che come punti di vista, che come diciamo, atteggiamento etico, se me la lasciate passare una parola brutta, cerco di evitarla, però io, tutto quello che abbiamo detto finora, secondo me in questo momento storico è molto molto ben rappresentato dalla campagna promossa da OGP che si chiama appunto Open Response plus Open Recovery plus Open Renewal, cioè quando c'è stato il Covid. OGP a livello internazionale si è resa conto che c'era una serie di compressione a livello internazionale data dalla pandemia e poteva esserci margine per una risposta che fosse coerente in logica di governo e che fosse rafforzasse invece di limitare l'accountability dei governi che stavano impegnati sulla risposta al Covid. Quindi è partita la campagna Open Response, è stata rilanciata attraverso la campagna Open Recovery e adesso siamo alla campagna Open Renewal. Potete vedere come un'unica campagna organica. Soprattutto vi do come riferimento la pagina che vi ha girato Sergio, ci trovate una guida che ancora una volta la trovate in inglese, in francese, in spagnolo, credo non esiste in italiano, però per ognuno di questi ambiti, cioè Civic Space, apertura fiscale, transizione al verde, inclusione, questione del gender, aiuti internazionali, giustizia, davvero per qualunque tipologia di azione che in questo momento potremmo come pubblica amministrazione dover affrontare anche in logica di recovery fund, diciamo qui ci trovate moltissimi, veramente ci sono molti spunti anche molto operativi su come poter ragionare sulla parte di open response plus open recovery, insomma, sulla risposta al Covid in maniera coerente con l'accountability della pubblica amministrazione, in maniera coerente con i principi del governo aperto. 30, sono, no, credo di essere andato un po' veloce sulla fine, me ne scuso, però credo di aver raccontato veramente tutto, mi auguro che sia stato utile. Grazie Filomena, grazie a tutti voi, grazie a tutti, raccolgo i vostri grazie. Se vi va, ci vediamo la prossima settimana, sempre di giovedì, sempre dalle 12 all'una, ci ritrovate me. Ci trovate anche Federico Angelè, di qui ai prossimi giorni sulla pagina di Eventi.pa da cui vi siete iscritti a questo webinar, ci trovate tutte le slide con i link attivi a tutti gli esempi che vi ho raccontato e quindi se volete davvero approfondire qualunque delle cose che vi ho detto fin in questa oretta e mezza che abbiamo trascorso insieme, qui ci trovate tutti i riferimenti, cercheremo di pubblicare la registrazione integrale a brevissimo.